organizzata la macchina dell'accoglienza e quali sono le competenze anche della prefettura? Ma la prefettura si occupa appunto dell'accoglienza vera e propria nel senso della sistemazione in CAS con cui sono fatti i contratti, eccetera. Io sono il presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, quindi mi occupo, diciamo, in un secondo momento dell'esame delle domande di richiesta d'asilo di tutti i rifugiati che arrivano nel nostro territorio. Noi esaminiamo, sì, facciamo un colloquio ai richiedenti asilo con dei funzionari altamente specializzati che ci sono nel mio ufficio. Dopodiché, questo vi riassumo molto brevemente, questi verbali di colloqui vengono esaminati giornalmente da noi in seduta collegiale per decidere le diverse o se diverse forme di protezione internazionale o se il richiedente ha diritto a una qualche forma di protezione. Da dove arrivano questi richiedenti asilo più o meno, come aree geografiche? Ma guardi, io ho lavorato anche in altre prefetture d'Italia e le devo dire, secondo le province ci sono delle aree geografiche che sono maggiori in un certo territorio rispetto ad altro. Per esempio, qui da noi, nella provincia di Palermo, abbiamo molti nigeriani e bengalesi. Queste sono le etnie maggiori. Ultimamente, con la situazione che si è, politica che si è creata in Tunisia, abbiamo anche molti tunisini. E poi, ovviamente, qualcuno ghanese, Senegal, però ecco, i numeri maggiori sono sicuramente dei paesi che vi ho detto. Parliamo di rifugiati politici o in generale rifugiati. Forse la legislazione dovrebbe essere ancora un po' migliorata, tenendo conto che nei prossimi anni ci saranno molti rifugiati per problemi di calamità naturale che via via si verranno a creare. Non pensa? Ma è possibile, più che calamità naturali che comunque non darebbero diritto a una protezione internazionale, tranne eventi veramente estremi, per cui quello è un caso in cui noi abbiamo la possibilità di dare qualcosa. Io credo che la situazione peggiore sia, oltre alla povertà di tanti paesi, anche le situazioni di conflitti di guerre civili, conflitti armati, guerre fra bande, ne abbiamo tantissime in giro per il mondo. E dico, queste situazioni sono tali per cui la gente, poniamoci questa domanda, dico, queste persone scappano da situazioni così drammatiche che preferiscono affrontare appunto il mare, la Libia, la detenzione in Libia, pur di cercare di cambiare vita, insomma, di migliorare la qualità della loro vita.